Ciao a tutti, oggi tutorial semplice su come realizzare questi omini qui. Pezzettino di tiglio 12x2,5x2,5 tagliato a metà. Se non avete la possibilità di poter dividere il pezzettino, va bene anche il pezzettino intero, utilizziamo solo una parte, questa la lasciamo così com'è. Almeno 3,5 cm dall'inizio, una riga, così. Così, ovviamente le righe devono essere il più dritte possibile, non come queste. E poi andiamo a tirarne uno dal centro fino all'esterno, così. Così. Appena sotto il taglio che abbiamo fatto, quindi 8 mm, andiamo a creare una lineetta, così, che sarà quella del naso, quindi andiamo a creare lo spazio per il naso. Dopo aver fatto lo spazio per il naso, andiamo a fare lo spazio degli occhi, 2-3 mm dal bordo del nostro cappello. Ecco. Dopo aver creato lo spazio degli occhi, andiamo a tracciare una linea dal centro fino all'esterno per creare la linea del naso. Più o meno così. Ok, più o meno così. Appoggiamo il nostro pezzettino di legno sul tavolo e andiamo a fare un taglio seguendo la linea della matita. Così. Stessa cosa dall'altra parte. Adesso andiamo a fare un taglio lungo la linea della matita dove abbiamo segnato il naso. Piano. Ok. E adesso andiamo a rimuovere questo pezzo di legno, così. Fare lo spazio agli occhi. Se vediamo che lo spazio è troppo piccolo, andiamo ad aggiungere un tagliettino e a far saltare il legno. Ecco. Stessa cosa facendo dall'altra parte. Ecco qua. Adesso andiamo a sistemare il naso. Ok, andiamo a sistemare leggermente qui. Adesso dalle due estremità del naso andiamo a tirare due linee. Così. Così. Adesso come prima col coltello creare una linea piano, così, e adesso andiamo a portare via il legno.
dal centro andiamo a tirare una linea più o meno di mezzo centimetro, più o meno, e facciamo due curve così. Queste curve saranno i baffi, così. No, dimenticavo, andiamo a sistemare questo. Ok, appoggiamo il pezzettino sul tavolo e andiamo a ricalcare con la punta del coltello le nostre linee dei baffi, così. Ok, adesso andiamo a togliere il legno. Pulire bene l'interno. Ok, andiamo a tirare via i segni della matita. Piano piano. Andiamo ad arrotondare leggermente il baffo qui. Sistemiamo un po' quelle due parti qui. Adesso ci concentriamo sulla barba, in questo modo, okay. Come quella dei folletti, dei mali, insomma. Quindi andiamo a dargli una leggera curvatura, o a sinistra o a destra, è uguale. Anche qua, in modo da non farla risultare spigolosa, la portiamo via un po' di legno. Ok, così. E adesso andiamo a sistemarla anche qui. Ecco perché ci serve il pezzo triangolare. Gli facciamo un bel taglio.
taglio a V qui, così, e poi andiamo a ok. Adesso andiamo a fargli un bel cappello da mago al nostro amico. Se noi siamo andati troppo a togliere sui lati della testa, portiamo via un po' di legno dal cappello in modo da renderlo più o meno proporzionato. Ancora un po' di qui. Ok, perfetto. Adesso andiamo a fare un bel cappello a punta come quello dei maghi. Andiamo da qua, così, e poi andiamo su. Ecco qua il nostro maghetto completo. Possiamo fargli gli occhi, ovviamente non saranno perfetti perché insomma questo è quello che si può fare in pochissimo tempo quando si ha un po' di tempo a disposizione, che non si sa cosa fare. Si possono fare questi personaggini qua, sono molto belli, anche attaccati al frigorifero con una calamita dietro. Comunque il video finisce qua, spero vi sia tornato utile come fare ad ingannare un po' il tempo quando non si sa cosa fare. Tutorial molto semplice, con un solo coltello riusciamo a fare una roba simpatica. Ciao a tutti.